Io sono Chiara De Marchi, ho ideato un progetto che si chiama Invisible Body Disabilities e per puro caso JJ, attratto da questo progetto, incuriosito dai temi, un po' da quello che erano le foto con queste cicatrici, queste donne affette da queste patologie, mi ha contattato e da lì è nata una grande amicizia. E infatti ne ho approfittato per chiedergli se aveva voglia di aiutarmi a far crescere questo progetto, perché è grazie a lui che questo progetto è andato avanti. Abbiamo creato un video, io credo che sia stato uno strumento molto importante di sensibilizzazione riguardo alle malattie infiammatorie croniche intestinali, perché apro parentesi, io ho una patologia cronica intestinale dal 2009 che è la rettocolite ulcerosa. È una malattia altamente invalidante, anche se non sembra, una malattia invisibile, però ben presente in più di 250.000 italiani e 5 milioni nel mondo, quindi non siamo pochi. Questo progetto poi ha visto dei grandi sviluppi perché si è trasformato in un libro fotografico che raccoglie 65 storie di donne affette di malattia di Crohn e colite ulcerosa. E queste 65 testimonianze sono accompagnate da fotografie in bianco e nero. Ho conosciuto veramente delle donne forti, delle guerriere veramente piene di speranza e coraggio, e questo credo che mi abbia aiutato tantissimo, soprattutto ad accettare la mia malattia in primis e di conseguenza aiutare gli altri, quindi penso sia stata una cosa reciproca. Dal libro è nata poi anche la mostra fotografica che ha visto ad oggi 14 tappe, mentre nel Policlinico di Milano abbiamo la mostra fotografica permanente. Dobbiamo precisare una cosa, io sono socia e volontaria dell'Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino, Amici Onlus. Devo dire che mi ha aiutato molto nei periodi bui, quando ancora non avevo accettato la malattia. Mi ha aiutato moltissimo ad avere informazioni quando brancolavo nel buio. Quando poi ho proposto il mio progetto è stato accolto pienamente e infatti il mio progetto praticamente si sviluppa insieme all'associazione. Continuiamo a sfornare nuovi progetti e per questo motivo che oggi sono qui, perché stiamo lavorando ad un altro progetto che si chiama Resilient Mothers, mamme resilienti, di cui anche io faccio parte, perché oltre ad essere fotografa sono anche mamma di due bimbi. Stiamo proseguendo bene, non voglio dare ulteriori anticipi su quello che sarà questo progetto, però dico soltanto che sarà un importante strumento di informazione per alle mamme, alle future mamme o comunque alle donne che vogliono intraprendere il percorso della gravidanza e della maternità. E per me è veramente una grande soddisfazione, anche perché l'ho vissuto in prima persona, quindi ci tengo particolarmente a questo progetto proprio perché nasce da dentro, nasce da una mia esigenza e la voglio fare, e voglio che diventi un'esigenza anche per tutte le altre donne affette da queste patologie. Questo progetto ci ha portati in giro per tutta l'Italia, perché comunque le testimonianze arrivano un po' da ovunque e devo dire che non è facile, però è molto gratificante e ti trovi a confrontarti con altre storie ed altre testimonianze e capisci quanto veramente è fondamentale e importante avere la consapevolezza e la giusta informazione per essere sereni, per condurre una vita normale proprio come tutti gli altri. E spero insomma che questo progetto possa davvero avere i risultati che merita. Per restare aggiornati sugli ulteriori step del progetto, comunque per seguire le novità e tutti i passaggi di questo progetto, gli step, potete guardare sia sulla pagina Facebook di Amici Onlus oppure sul sito web e la pagina Facebook di Invisible Body Disabilities. Saluto tutti quanti della Make One Movie Production, sono veramente felice di essere qui. È stata una lunga notte di lavoro, una lunga mattina di lavoro, e per me è stato veramente gratificante, quindi benissimo così e avanti tutta. E adesso torno a Padova, altre ore di treno, però sono positiva.